Deve dirsi contessa, vi prego, se voi dite di sì, io cancello l'ipoteca su questo palazzo, sulla villa di Capri e perfino sui terreni di Pomigliano d'Arco. Ma che fate? Mi elencate i buffi? Ma no, è per darvi la misura del mio grande amore, allora sì. Allora no, non posso. Voi siete un professionista ricco, distinto, ma il rango, la casta, dove la mettiamo? Ma non so, mettetela dove vi pare, ma ditemi di sì. Non ha riposo. Il conte mio marito, in punto di morte, mi disse: Rosa, ti lascio giovane, ricca, piacente, godi, divertiti, folleggia, cancellami dal 2 novembre, convola nuove nozze se vuoi, ma con un nobile. Perché se rinneghi la tua casta, io ti apparirò tutte le notti al momento giusto. Avvocato, che vogliamo fare, un ménage à trois con la buon'anima del conte? Ma che cose, io non credo ai fantasmi. Ma io credo alla buon'anima, era un tipetto. Tutte le volte che penso di impalmare un plebeo, la notte mi cominciano a prudere le estremità. Disturbi della circolazione, sono cose che succedono anche a me. Lo vedete? Ha sudorato, gratta i piedi anche a voi. Contessa, io non ce la faccio più. Quando vi dico non è un ricatto, è la prova del mio grande amore. Vi prego, se mi rifiutate la vostra mano, io vi spoglio di tutto. Ah, allora, me la concedete la vostra mano? No. Baciatele e andatevene. Tra 15 giorni ne riparleremo. Grazie. Grazie. Grazie per la speranza che mi concedete. Grazie. Ossequi. Che goffo. Povero avvocato, non ha tutti i torti. Signora contessa? Che c'è, Francesco? Il grande salone c'è il signor Belmonte che attende di essere ricevuto. Ah, sì, l'ho invitato io. Che venga. Signor Belmonte, accomodatevi. Posso? Venite pure. Vogliate scusare il ritardo, ma sapete com'è? Automobili, motociclette, carrozzelle, aeroplani, oh, volevo dire pedoni, un traffico caotico. Prego, Belmonte, accomodatevi. A che debbo l'onore di questo vostro invito? Io pendo dalle vostre labbra. Vi ho invitato per un caffè. Accetto volentieri, contessa, tanto più che per fare in fretta non l'ho presa a casa. Che cosa? Il caffè. Nino. Mi state chiamando col vezzeggiativo. Io vi vezzeggio. Tutti quanti vi chiamano Antonio, voi mi chiamate Nino. Signor Belmonte, non ricominciamo, eh? Voi siete un bell'uomo, facoltoso, forse ricco. Non dispiacete alle donne, ma tra di noi c'è un ostacolo insormontabile. Ma io sono nobile, contessa. Atavico. Sto cercando l'attacco del trisnonno. E lo troverò. Trovatelo e ne riparleremo. Ma allora perché mi avete chiamato Nino? Parlavo di caffè, il pittore. Ah. Nino Caffè. Già. Pardon. Volevo che vedeste un suo quadro. Sono rimasta a corto di liquidi. Sa, mio figlio si è fatta anche la Ferrari. Ah, il Contino. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo. No. Ringraziati Dio. Quello è pazzo. È pazzo? Per modo di... No, per modo di fare. Sì, che quello lì è un duca, vero? Autentico, una delle più antiche casate napoletane. È il tredicesimo Pippo della corte. Vorrà dire che per quello la buon'anima non comparirebbe. No, sangue blu, restiamo tra noi. Già. Vi piace questo caffè? Fatemelo prima assaggiare. Sì, l'ampiezza c'è, le ombre sono quelle. Contessa, ma è caffè? Signor Belmonte, non c'è niente di falso in questa casa. Pardon. Ogni quadro ha la sua autentica. E a me proprio l'autentica è quella che mi preoccupa. Per voi lo prenderò ad occhi chiusi. 3 milioni. 3 milioni a occhi chiusi? Io l'ho pagato 5 ad occhi aperti. Forse di caffè non me ne intendo. Fate voi la cifra, donna Rosa. Chiamatemi contessa. Pardon, contessa. Lasciate che ci pensi qualche altro giorno. Mi interessava sapere se lo prendevate. Il vostro caffè sempre. Vi ritelefonerò tra breve. Sì, presto. Prestissimo, donna Rosa. Contessa, non dimenticate. Mannaggia, perdonatemi, ma non è per mancarvi di rispetto. Ho sentito chiamare altri nobili per nome, Don Afonso, Donna Matilde, Donna Leonora, chi? Sì, ma tra nobili, pari con pari e gioca con i tuoi, chiaro?
Sì, contessa. La signora contessa ha chiamato? Sì, Francesco, accompagna il signore. I miei rispettosi ossequi, contessa. Prego. Ma che ci faccio io agli uomini? Contessa, con voi non posso mercanteggiare. Fate voi il prezzo, io scriverò la cifra senza batter ciglio. Facciamo 8 milioni? Oh. Mi sbaglio o battete ciglio? Evidentemente mi sarà andato un bruscolino nell'occhio. E allora perché li battete tutti e due? Saranno stati due bruscolini. Mi sbaglio, vi trema la mano? No, è solo un fatto nervoso. Allora, un tic? Un tocco mi stava venendo. Mi trema la mano solamente quando firma assegni oltre il milione. Ecco, contessa. Per carità, lasciatelo sul tavolo, io il denaro non lo tocco. Ancora il tredicesimo pippo, Sì, sta sempre qui sotto notte e giorno. Mi assilla, mi perseguita, mi circuisce. Per forza, si capisce, voi gli date spago. Che intendete dire? Intendo dire che la corte di Pippo della Corte vi ha letta, Vi affacciate, guardate, vi sorridete, lo salutate. Beh, dico, che mi fate, una scena di gelosia? Ebbene sì. Sono geloso come Otello, furioso come Orlando, innamorato come Romeo. Donna Rosa. Contessa, manteniamo le distanze, prego. Va bene, rinculo. Ma voglio dirvi che la vostra felicità si chiama Antonio. Solo io posso farvi felice. Ah, sì? Sì. Veramente volete farmi felice? Non aspetto che questo. La signora contessa ha chiamato? Francesco? Accompagnate il signore, va bene. No. Portateci due caffè. Zuccherati? Si capisce, 8 milioni me lo vuoi portare pure senza zucchero. Non importa, dimmi tutto così mi arrabbio subito. Che guai hai combinato durante la mia assenza? Quali guai? Anzi, ho conosciuto un'ereditiera. La figlia del principe di Docca Fessina. Case, ville, terreni, palazzi. Abbiamo risolto, mamma. A conquista me la sposo e ti ripago di tutto. Non basta, dovresti sposare una Rockefeller, caro. Non essere esagerata, mamma. Denari ne tieni assai. Basta vedere il padre. Ecco, ancora non ho messo piede a Capri che già arrivano gli omaggi floreali. Signora contessa, dove li metto? Nel salotto, lo sapete. È già pieno, ce ne sono 18 cesti. Ma chi sarà questo pazzo? Ah, Lupus in fabula, è il principe di Rocca Festina. Il suddetto principe ha fatto telefonare dalla canzone del mare per sapere se e quando la signora contessa si degna di riceverlo. Metteteli sul tavolo. Bene. Allora riceverlo subito, mamma, aiutami. I tengo già un appuntamento con la figlia. Me la porta a fare una gita in motoscafo. Stai tranquillo, questo matrimonio interessa più a me che a te. Grazie, mamma. Francesco, che ore sono? 7:04. Lo riceverò all'ora del tè, 5:00. That's right. Sono di qua, contessa. Mi dispiace, ma non posso ricevervi. E perché? Sono le 5 in punto. Appunto. Alle 5 aspetto il principe di Rocca Festina. È arrivato. E di là? E di qua. Sono io. Voi, principe. Di Rocca Festina. Finalmente ho trovato l'attacco. Prego. Grazie, contessa. Toglietemi una curiosità, Rocca Festina. Oh, principe di Rocca Festina. Sì, d'accordo. Ma voi siete proprio tanto ricco? Sì. E se mi dite di sì, contessa, le pongo tutta la mia ricchezza ai vostri piedi. Date tempo al tempo. Perché? Ormai la buon'anima non ci può più apparire. Non può più venire a grattarci i piedi. Parliamo d'altro, Rocca Festosa. Festina, prego. Non mi storpiate il predicato. Il mio Giorgio si è innamorato di vostra figlia. E io vi chiedo ufficialmente la sua mano. Che ne dite? E che vi devo dire? Che sono felice, felicissimo. Stringiamo il primo vincolo, Come stanno bene insieme i nostri ragazzi, vero? Sì, stanno veramente bene. Sembrano fatti l'uno per l'altro.
Avete sentito qualche cosa? Come un soffio. E adesso che avete sentito? Un soffio più forte. Ma perché sciuscio, Dilla? E gli sorridete pure. Sono amici. Va bene, ma così si sentono incoraggiati. Non avete l'esclusiva, siete in ballottaggio. Contessa, mi concedete questo boogie boogie? Con piacere, principe. Grazie. Permettetemi. Contessa, voi siete una piuma. Sì, lo so, sono nata per danzare. Ah, come Ginger Rogers. No, il tip-tap non è il mio genere. Ah. Piuttosto come Carla Pracci, scarpette rose e tutù. Chissà come stareste bene col tutù. Avanti. Chi è? Sono io. Che volete? Vorrei la vostra vedete dama. Vedete che sta ballando con me? Ma si usa. Pardon. Donna Rosa, mille paia di scarpe ho consumato, io non so ancora se voi... Simple play. Secondo me la mamma, scusami, vado a salvarla. Lasciatevi baciare. Principe, permettete, conta, pure voi mi dispiace. Adesso. Ragioni di famiglia. Mamma, andiamo. Seguimi. Scusami per le parole che ti ho detto al night, mamma. Sto ancora aspettando il giorno che tu non debba chiedermi scusa di qualche cosa. Non ne combini una giusta. A proposito, questa sera ho perso. Quanto? 20. 20.000 lire? 20 milioni. Oh! 20 milioni? E a chi li devi dare? A chi Lucafone dell'avvocato Rossi. Proprio a lui, questa volta te la vedi da te, eh? E come faccio, mamma? Oh, lo puoi aspettare un anno, due anni. Sì, quello ha voluto l'assegno. E gliel'hai firmato? E per forza, teneva alle spalle il principe di Rocca Festina. Ma neanche con un cannone puntato alla schiena dovevi firmare. Abbiamo i conti correnti asciutti, secchi, aridi. E adesso come faccio? Che cosa mi vendo che non ho più niente? E va bene, un quadruccio, mamma. Ma sono rimaste le copie, gli originali te li sei mangiati tutti. Ti prego, aguzzo l'ingegno. Appena mi sposa Rosetta ti ripago di tutto, va bene? Aguzzo, 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 ma tu scompari dai miei occhi, eh? Ah, già, mamma, mi devo fare ancora il bagno. Prima di andare a letto ti vengo a tu bacetto. Chiede di essere ricevuto con urgenza malgrado l'ora tarda. E che gli scappa? Ma mi scappa tutto, contessa. L'amore, il desiderio, la passione che trabocca. E proprio a mezzanotte vi doveva traboccare? Purtroppo. Stasera al ballo, stringendovi fra le mie braccia, è arrivata al colmo. Sono qui in ginocchio ai vostri piedi, contessa, per chiedere la vostra mano. Mi dispiace, siete arrivato tardi. Poco fa l'ho chiesta io all'avvocato Rossi. A mezzanotte. È traboccata pure a me. No, no, contessa. Voi non potete sposare un plebeo, un taccagno, uno strozzino. Vi sdicete, sono io l'uomo che fa per voi, contessa. Io vi farò felice, vi toglierò dalle ambasce, dalle angosce. Certo, non vi siete indifferente. Oh, donna Rosa. Siete giovani, avete una bella figura, un nome importante, insomma, meglio dell'avvocato Rossi siete di certo. Ed io, prima del tocco, potrei ancora disdire. Fatelo, donna Rosa, disdicete, disdicete. Sì, ma prima, onestamente, devo dirvi una cosa. No, non mi guardate, per carità. Quello che sto per dirvi mi mette in imbarazzo. Dite, dite. Pippo, tredicesimo della corte. È giunto il momento della verità. Sì. Non possiedo una lira. Ho tutto ipotecato, impegnato, sequestrato. Se siete veramente innamorato e mi volete, mi dovete prendere così come mi vedete, con la sola camicia. Non parlate, non mi dite niente. Voi? Sì. E il duca Pippo? Se l'è squagliata. Appena sentite che non avevate una lira, se n'è scappato. Ve l'avevo detto io che quello era un cacciatore di dote. Ma non ve la prendete, contessa. Ecco, questa è la cifra che vostro figlio questa sera ha perduto al gioco. 20 milioni? L'assegno dell'avvocato? Sì. L'avete rilevato per mio figlio. L'ho rivinto per voi, contessa. Mamma, un bacetto e buonanotte. Il principe di Rocca Festina, ma che sorpresa. Sì, io sono un uomo a sorpresa.
Ecco, contino, questo è il vostro assegno. Ah, grazie, papà. Ah, no, mi dispiace, niente, papà. E perché? Perché? Te lo dico io il perché. Hai mandato le stracci una casata, hai sbaraccato un patrimonio, hai venduto due palazzi, sta villa, tre terreni. Mamma. Dissipatore. Si è magnato un Salvatorosa, un caffè, un Picasso, un De Chirico. È un cannibale. Mamma, ma niente, niente, ti fosse scordato qualche cosa. Sì, questo. Come hai usato tu, una contessa? Contessa, contessa, tuo padre era in conte. Mi madre c'aveva il banco del pesce a Piazza Vittorio. E sei rimasto una plebea? Sì, e me ne vanto. Ma tu te ne vai da sta casa, capito? Smammi, te cerchi un posto, trovi da lavorare. Non ci resta un minuto di più. E se firmi un altro pezzo di carta, te mando in galera, te interdico. E a fine che fanno tutti i figli dei signori? No, io non ce la faccio più. Io voglio vivere la mia vecchiaia tranquilla. No. Ma che dite, siete ancora giovane, contessa. E chiamatemi Donna Rosa. Grazie, Donna Rosa. Oddio, quasi il tocco. Devo fare una telefonata. Pronto, sì? Avvocato Rossi? Di quella cosa non se ne fa più niente, eh? Non vi sposo né ora né mai. Mi state antipatico. E anche alla mia età un po' d'amore ci vuole. Brava, contessa. Aridaglie questa contessa, chiamami Donna Rosa. Chiamami. Hai detto chiamami, allora posso sperare. Sperare? Sposare! Principe di Rocca Fonduta! No, no, Rocca Festina, non mi rovinare il casato. Ma che te frega, qui il tempo passa, sa, mica c'è tanto tempo da perdere, oh. Allora vuol dire che mi dai la tua mano? Addio, mano, il braccio, la gamba, quello che ti pare, pure il buffo. Ah, quanto sono felice, felice. Ti do chili di brillanti. Ti ricopro di lilla. Non ti faccio, Marameo. Non ritorni da mamma. No. Il suo nome è Donna Rosa. Principessa di Rocca Festina. Capirai.